grande successo per i gommoni di navigare. Si è conclusa al Circolo Posillipo di Napoli la prima parte della 22esima edizione di Navigare, interamente dedicata alle ultime novità sui gommoni proposte da importanti nomi della cantieristica campana e nazionale. Numerosi i visitatori che hanno partecipato all'evento nonostante le condizioni climatiche non sempre favorevoli e che hanno confermato il grande successo di questa ventennale mostra mercato campana. Anche in questa edizione è stata offerta la possibilità al pubblico di fare prove in acqua e test sui gommoni presentati. Tra gli intervenuti anche i campioni mondiali di offshore Giancarlo Cangiano e Angelo Tedeschi. La manifestazione organizzata da ANRC, Associazione Nautica Regione Campania, continuerà dal 6 al 14 novembre per la mostra delle barche con l'esposizione delle ultime eccellenze del mercato nautico. Onestamente non ci aspettavamo un successo di questo tipo, perché in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando avremmo immaginato delle defezioni, invece addirittura abbiamo avuto il problema contrario di richieste che non abbiamo potuto esaudire, visto le dimensioni dello storico Circolo Posillipo al quale siamo particolarmente affezionati. Riguardo alle barche, abbiamo avuto dei test precedenti che si chiamano Cannes e Genova, che ci hanno dato qualche segno positivo di ripresa, quindi ci auguriamo che dopo aver visionato le barche a Genova, con la prova si arrivi alla conclusione della vendita, e quindi auguriamo buona vendita a tutti i nostri associati. L'ingresso, come sempre, è completamente gratuito e dalle ore 10 alle 18 nella consueta e prestigiosa sede del Circolo Posillipo.